Bentornati nella rubrica dei giochi fantasma, questa volta parliamo di Street Hawk, un gioco della Ocean che sarebbe dovuto uscire nel 1986, lo stesso periodo in cui più o meno in televisione andava in onda l'omonimo telefilm. Ebbene sì, perché Street Hawk era un telefilm americano, se non erro, in cui c'era questo motociclista che era una specie di giustiziere che aveva questa moto super tecnologica e c'era anche un altro personaggio che non ricordo chi fosse, che sta in una base tutta computer, tutta piena di computer, tutta tecnologica, che gli dava le dritte su dove andare e cosa fare per sventare il crimine. E Street Hawk era, diciamo, una sorta di versione motociclistica di Supercar, se vogliamo, però era un telefilm che in realtà durò veramente poco, erano poche le puntate, ogni puntata mi pare che durasse tipo un'ora, ma erano poche, erano tipo 6 puntate, un po' o 8, pochissime, tipo come l'altro telefilm degli anni 80 che sparì in fretta, tipo Manimal, non so se ve lo ricordate, quello del tizio che si trasformava in vari animali, un po' come Bravestar. E questo tizio qua, dice, questo telefilm ebbe veramente vita breve. Un po' anche come l'altro telefilm che era Automan, sempre dell'epoca, che c'era questo cyber uomo uscito dal computer che poi si trasformava anche in automobile e altre cose. No, c'aveva il cursore, c'aveva una specie di sidekick, cioè un personaggino che era il cursore che si trasformava in varie cose, in elicottero, in automobile, eccetera, eccetera. Comunque, Street Hawk è un gioco che sarebbe dovuto uscire in 86, ma la versione Commodore 64 non è mai uscita. È rimasta perduta nelle nebbie del tempo. E nonostante ad oggi ci siano state tante persone che l'abbiano cercato questo gioco, nessuno l'ha mai trovato, perché è un gioco che era stato quasi finito dai programmatori. Era quasi completo, infatti, sulle riviste dell'epoca, se noi andiamo a vedere, sulle riviste dell'epoca, aspettate, vediamo un attimo, questa era la pagina pubblicitaria, vedete? Ok, questa è la pagina pubblicitaria, questa è anche come la trovate scansione in giro per il web, io l'ho anche un po' restaurata, come vedete. E in pratica, vedete, queste sono delle schermate del gioco. Se vedete, tipo, questo è il computer, la base da dove c'era l'assistente di Street Hawk che gli dava le dritte. Poi questa è una schermata vista dall'alto, dove vediamo un po' del gameplay. Come vedete, vedendolo così sembra una sorta di action fighter, quello del Master System e della Sega, no? E somiglia anche un pochino a quell'altro rally bike, quell'altro gioco lì, rally bike. Perché c'è anche, vedete, gas, c'è anche la benzina. Però, se vediamo quest'altra foto, ci accorgiamo che poi c'era anche lo scrolling orizzontale. Ora, noi in teoria non sappiamo se lo scrolling orizzontale era nello stesso livello, quindi una sorta di Miami Vice, perché il gioco della Ocean di Miami Vice c'era uno scrolling multidirezionale ed era una sorta di GTA ante litteram, diciamo un GTA che precorreva i tempi, perché il primo GTA della DMA Design in realtà si vedeva dall'alto, era tipo così. E questa è un'altra schermata che è simile, ma è un po' diversa. E poi c'è anche questa schermata in bianco e nero che ci fa vedere questa scansione. Ok, sempre da presa da Zap. Perché su Zap non sempre tutte le pagine erano a colori, come nella versione italiana. Ma su Zap c'erano molte pagine in bianco e nero, quello inglese, e quindi quando prendevano le foto le portavano anche sulla versione italiana dello studio VIT all'epoca, c'erano questi di queste cose, di queste foto in bianco e nero che non si capiva niente. Comunque andiamo a cercare questo gioco, perché questo gioco non è mai uscito, quindi andiamo a vedere che cosa resta di questo gioco e forse alla fine di questa puntata riusciremo anche a giocare a Street Hawk. Come faremo? Lo scopriremo alla fine di questa puntata, ragazzi. Andiamo adesso a vedere. Allora, innanzitutto gira un dischetto che si chiama Street Hawk Demo, che in realtà non è la demo giocabile, ma una demo musicale. Ok, poi si sa anche una demo fake, però non so se la troveremo, perché io mo ho diversi dischetti qui con scritto Street Hawk. Andiamo a vedere il primo, c'è scritto Street Hawk Demo. Vediamo un po'. Penso che sia la musica di Rob Hubbard, o no, di Martin Galway, forse. Sì, di Martin Galway. Eccola qua. Queste sono le musiche fatte da Martin Galway per il gioco che non è mai uscito. Sentiamone un pezzo. Questa doveva essere la schermata di caricamento, forse. È presa dalla. Come
Colonna sonora del telefilm. Però ci mette parecchio a iniziare, eh? Questa è ancora introduzione. Allora, la colonna sonora era fatta dai Tangerine Dream. Era un brano che si chiamava Le Park. Vediamo se parte. Ecco, sta cambiando, sentite? Ma è diverso. Questa la conosciamo, sta musica, sta anche in un altro gioco. Yar Kung Fu. No. Ma si è bloccata? Ma è una trollata? Perché questo è l'inizio di Yar Kung Fu. Perché fa così? Mi sa che è una trollata, tipo un'autocitazione. Ah! Questo è il rumore della moto, sentite? Quando acceleri. Beh, questa pure la conosceva in un'altra musica famosa di Martin Galway. Ah, ho capito che cosa ha fatto lui. All'inizio di vari livelli del gioco ci ha messo un pezzetto di sue musiche famose prese da vari giochi. Ok, come la sua firma. E poi dopo parte il rumore della moto. Che poi magari nel gioco veniva fatta variare di intensità a seconda dell'accelerazione, no? Questo è Parallax. Questa era Parallax, avete sentito? Sono tutte citazioni. Sono tutte musiche famose dei giochi. Quella era tipo Miami. Quella mi pare che era Miami Vice, eh? Questa era Rambo 2, ovviamente. First Blood. Questo cos'è? Questa è la musica di Space Invaders. Dai, che trollata! Questa era l'H, eh? Questi mi sa che sono effetti sonori. Questo è quando... Guarda che suoni! Stranissimi sti suoni. Fa un po' Sensible Software quando facevano Wizball, eh? Questi sono effetti sonori. Gli effetti sonori sono belli, eh? Questo è tipo una sirena. Oh, senti questo. Gli effetti sonori sono fantastici. Allora, mandiamo un po' avanti la musichetta così magari vi faccio sentire il tema principale. Forse mo inizia, eh? Sto andando avanti veloce. Ci mette 3 ore a partire sta musica, eh? Dai, il tema principale lo vogliamo sentire. È diverso. È diversa dalla musica del telefilm. Ecco, è questa. Ma va più lenta, eh? Ok, questa qui è la demo musicale. Vediamo un altro dischetto, mi sa che è uguale questo. Sì, questo è uguale.
Vediamo, questo qui si chiama Street Hawk Turusoft. Questa mi sa che è una trollata. Questo è tipo un pesce d'aprile, mi sa. È un finto dischetto col gioco. In realtà non c'è il gioco dentro. Infatti si è bloccato tutto. Pure questo è una demo musicale. Queste sono le musiche bellissime, ma sono di un altro gioco che si chiama Enigma Force. Che cacchio c'entra? Aspetta, andiamo avanti. Ah, aspetta. Ah, sì, questo era tipo un pesce d'aprile che facevano finta che il gioco era stato craccato. E invece no, era tutta una trollata. Se tu provavi a partire il gioco, ritornava a sta schermata dei titoli che poi è farlocca. Questa non è la vera schermata di caricamento, eh. È finta, è stata fatta da questo Honey of the 1001 Crew. Quindi c'è un finto schermo degli Ice Core, vedete? Per se premo il fuoco non succede un cacchio. E c'è la musica di un altro gioco di Martin Galway, che già sapete qual è. Vedete, niente, è una trollata. Questa è una gran trollata. Allora, vediamo un po' un altro dischetto che c'è qua dentro. Questa è un'altra Cracktro. Andiamo avanti. Ecco, si è bloccata. E si blocca. Perché pure questa è una trollata. Riproviamo a ricaricarla. Quanto è una trollata, già lo sapevo. Che trollata. Guardate questi come trollavano. Come di Final Found. Guarda questi come trollavano, facevano credere che c'era il gioco, invece non c'era un cacchio. Quest'ultimo voglio esaminare il disco perché è scritto File Not Found. Quindi andiamo un attimo a esaminare il dischetto in questo caso. Ok, ho inserito nuovamente il dischetto, andiamo a fare. Andiamo a vedere la directory o directory come volete. Niente, no, c'è solo un file, Street Hawk Goy, e se tu lo vai a caricare, poi lui ti dice File Not Found, perché cerca degli altri file che su dischetto non ci sono. È tutta una trollata, ragazzo, il gioco non c'è su sto dischetto, c'è solo l'intro pirata. Infatti, in 26 blocchi che ci può entrare? Un gioco intero? No. Un gioco intero occupa minimo minimo un 120 blocchi. 26 blocchi sono proprio zero, tipo loader. A meno di giochi particolari fatti in Basic, in 26 blocchi non c'entra un gioco completo. Vediamo un po' la lista. Ok, ragazzi, adesso abbiamo cincischiato abbastanza. Niente, è tutta una gran trollata. Allora, niente, ragazzi, resettiamo il comodorino. Eccolo qua, resettiamolo. E piuttosto andiamo a giocare al vero gioco di Street Hawk, che giocheremo in una maniera molto particolare. Perché visto che la versione Commodore 64 non esiste, non si trova più, vedremo una delle altre versioni che invece è uscita. Andiamo a giocarla. Andiamo. Ed eccoci qua infatti sullo Spectrumino, siamo sullo Spectrum 128K e andiamo a inserire la nostra cassettina virtuale di Street Hawk della Ocean, che è uscito per Spectrum, mannaggia, andiamo a caricarlo. Eccolo qua, abbiamo visto per un secondo la schermata di caricamento, che ovviamente in questa versione nostra i caricamenti sono super fulminei, andiamo a giocare con il Capstone Joystick, quindi due, e andiamo a fare Zero Start Game, vediamo un po' com'era il gioco. Allora, come vedete, parto qui. Come faccio ad accelerare? Allora, visto che in questa versione Spectrum ci sono solo gli effetti, ma non c'è musica, noi che facciamo? Che facciamo? Andiamo a mettere una musica nostra. Ebbene sì, mettiamo la musica originale dei Tangerine Dream del telefilm Street Hawk, andiamo. E vai! Cioè, nel telefilm lui era super veloce, qua lui è super lento. Che botta! Ok,
Aia, mi sta sparando quello. Maledetto, come ha usato. Diemo, arrifamo, arrifamo. Riprova. Sparo a tutti, non mi frega niente. Toglieteli di mezzo. Aia. Ma la polizia mi ha sparato. Perché mi perché non sterza? A riproviamo. Ah, posso impennare, spe. Ma mi ha impennato. Fermi tutti. Come ho fatto a impennare prima? Impennare. No, mi hanno ammazzato. Porca mignota. Vai, ultimo tentativo. Niente, ci rinuncio ragazzi. Allora, che dire? Allora, nel telefilm originale il protagonista era super veloce, c'aveva sta moto supersonica con cui faceva delle cose assurde, faceva anche delle acrobazie, tipo passava sotto i camion, queste cose qua, no? E c'aveva tipo sti mitra, sti laser, non mi ricordo, con cui faceva delle esplosioni enormi, faceva dei zompi pazzeschi, andava a velocità supersonica. Qua invece nel gioco vai a 2 all'ora e sei scarso e... Sto gioco fa cagare, ragazzi, è orribile. Io spero che la versione Commodore 64 fosse un pochino meglio di sta roba, perché veramente è una schifezza. Se era così non ci siamo persi assolutamente nulla. Vorrei dare un'occhiata anche alla versione Amstrad, se è possibile. Voglio andare a vederla. Andiamo a vederla. Allora, ragazzi, eccoci qui sull'Amstrad. E questa è la prima volta che io sul canale provo l'Amstrad, perché non l'ho mai portato sul canale l'Amstrad. Non sono un fan del computer dell'Amstrad, del CPC 464 e tutti gli altri modelli, anche perché secondo me non era un gran computer, anche se in Spagna e in Francia andava molto forte come computer, e un sacco di case come la Dynamic ad esempio facevano un sacco di giochi per l'Amstrad. Comunque andiamo, ho inserito il dischetto già di Street Hawk, andiamo adesso a vedere come si faceva. Non mi ricordo bene come, mi pare che si doveva fare run, poi aperte virgolette disk, si poteva scrivere o così, era la stessa cosa. Sta caricando. Vediamo un po'. Come not found? Ma mi stai prendendo per il culo? Proviamo così. Come disk not found? Ma mi prendi per il culo? Ah, devo mettere dir forse? Non mi ricordo. Sì, dit. Non funziona un cacchio, regà. Allora, ma... Come cacchio? Io l'ho inserito il dischetto, l'ho inserito. Giuro che l'ho inserito il dischetto. Come si fa... Come si fa? Aspetta un attimo, mi documento meglio perché non mi ricordo. Ah, ecco, sono andato a leggere la directory, si fa scrivendo cat. Sarebbe catalog, una cosa. Ah, ecco, lo vedete? Qui devo fare run, aperte virgolette, street, perché quello che ho scritto bus, basic, base, base sarebbe basic o base, è l'eseguibile. Dai,
Oh, sta caricando, attenzione. Oh, guardate la schema di caricamento, Street Hawk. Bella, eh? Bella questa, molto meglio di quella farlocca che abbiamo visto prima, che era veramente scrausa. Ecco, la musica, già c'è una musica decente. La musica non è male, andiamo a provare a giocare. Allora, questo è il pezzo. Ovviamente il joystick non funziona manco a pagarlo. Devo trovare i tasti sulla tastiera, forse. Allora, devo salvare una ragazza che hanno catturato. Come in Cyberpunk 2087, 2077, ricordate che c'era la ragazza proprio all'inizio da. Allora. Ah, con spazio faccio il salto. Guardate, vedete che si può saltare come nel telefilm. Ma come faccio a accelerare? Come faccio a sparare il laserone? Pio, soprano tutti i tasti del mondo. Ecco, aspetta, ho trovato dei tasti. Allora, con T si accelera. È tipo turbo. Con T si accelera. Però non c'è il tasto per frenare. E come faccio a sparare il laser? Sentiamo un po' se c'è la musica. Non c'è nessuna cacchio di musica. Durante. No, mi stanno a sparare. Posso saltare, ma il laser come lo sparo? Porca mignotta. Con l'invio, con l'invio. Certo, tasti un po' più messi a caso e più difficili non si potevano inventare. Però diciamo che rispetto alla versione Spectrum è un passo avanti questa, eh. Di solito i giochi per Spectrum secondo me sono migliori delle versioni Amstrad. Però in questo caso devo dire che la versione Amstrad vince. Andiamo a giocare. Va con la musica. Vai col turbo. Ho saltato una macchina, sì. No, che mi è morto il. Mi è morta la moto. Ma è morta. Perché non corre più? E non corre più. Qual è il tasto per accelerare, raga? Ma una botta. Vai, guarda come corro! Perché non vuoi morire? Niente, mi si è danneggiato. Niente, si è sfonnata. Però salta da fermo. Salto da fermo. Boh, so fai danni, raga. Vabbè, comunque, allora, questa versione Amstrad sembra un pochino meglio. Sembra un pochino meglio della versione Spectrum. Però, insomma, non è che sia sto grandissimo gioco. Allora, la versione Commodore, dalle schermate che abbiamo visto prima, sembrava un po' più evoluta perché c'erano anche sezioni dove andavi in orizzontale, quindi si può presumere che nella versione Commodore 64 lo scrolling fosse multidirezionale e fosse una specie di GTA dove tu dovevi andare sul luogo del misfatto ogni volta a fare varie cose. Visto all'inizio qua c'è scritto che dobbiamo salvare una ragazza che è tenuta prigioniera, quindi non lo so. Comunque ragazzi, per questa volta è tutto. Ma diciamo che il gioco non l'abbiamo ritrovato, quello per Commodore, però abbiamo visto le altre versioni
e abbiamo visto che forse non è che ci siamo persi questo grandissimo capolavoro, eh. È anche vero che io comunque i tasti non li so, quindi magari il gioco avanzando si evolveva un po', chissà, però ci credo poco. Comunque, ragazzi, questo era Street Talk, siamo andati un po' a cercarlo, per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima!